Bentrovati. A partire dal 2014 l'INAIL ha individuato nella razionalizzazione dell'infrastruttura e nella standardizzazione dei processi i due principali driver per la propria strategia di evoluzione. All'interno dei due piani triennali 2014-2016, 19-17-19, sono stati creati i presupposti perché INAIL si potesse candidare come polo strategico nazionale per erogare servizi in modalità as a service nei confronti di altre pubbliche amministrazioni. Chiaramente, in questo contesto abbiamo colto l'occasione per utilizzare i fondi di finanziamento europei per sostenere il miglioramento della capacità istituzionale, quindi sulla base della coerenza degli obiettivi interni e delle finalità dei fondi disponibili, nel giugno 2018 abbiamo avanzato la nostra candidatura per accedere ai finanziamenti on governance, con il progetto Qualificazione dell'INAIL come polo strategico nazionale. Il programma rappresenta il principale strumento per attuare le priorità strategiche in materia di rafforzamento e innovazione della pubblica amministrazione concordate tra Italia e Commissione europea. Nell'accordo di partenariato 2014 viene gestito dall'Agenzia per la coesione territoriale, vengono gestiti appunto i finanziamenti finalizzati al rafforzamento della pubblica amministrazione. Nel video che segue vengono rappresentate le finalità appunto del programma del PON Governance. Il PON Governance e capacità istituzionale è uno strumento della politica di coesione 2014-2020, finanziato dall'Unione Europea attraverso i fondi strutturali e di investimento. Il progetto è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi: modernizzazione della pubblica amministrazione, interventi che riguardano aspetti di gestione, organizzazione, semplificazione e digitalizzazione di processi e servizi verso cittadini e imprese, e sono volti ad aumentare la trasparenza e la partecipazione civica attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici. Rafforzamento del sistema di governance multilivello delle politiche di sviluppo e coesione. Disponibilità di un centro di competenza che fornisca indicazioni coordinate ai diversi livelli di governo coinvolti e che fornisca supporto per sviluppare le competenze tecniche necessarie a una buona gestione dei programmi di investimento pubblico. Il programma ha una dotazione finanziaria di oltre 805 milioni di euro, composta da risorse comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da risorse pubbliche nazionali. In virtù di questa opportunità di finanziamento, l'INAIL ha presentato il 26 giugno 2018 la propria candidatura per l'accesso al finanziamento con il progetto Qualificazione dell'INAIL come polo strategico nazionale. Il 25 settembre 2018 è stata firmata la convenzione tra l'INAIL e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica. Grazie, bentrovati tutti. L'INAIL già da tempo, già dal 2014, ha avviato un percorso di trasformazione digitale cercando di giocare a pieno titolo il proprio ruolo, cercando di dare il proprio contributo nel processo di innovazione e di sviluppo digitale del paese. E quando si è presentata l'occasione, l'opportunità di aderire al PON Governance e capacità istituzionale, abbiamo rilevato che numerosi obiettivi del programma operativo nazionale erano molto vicini, erano analoghi agli obiettivi che INAIL ha inserito a suo tempo e ancora conferma nel proprio percorso, nella propria strategia di sviluppo digitale. E quindi in questo percorso avviato di revisione del modello operativo di erogazione del servizio che privilegia un approccio digital first, che punta alla standardizzazione e alla replicabilità dei servizi,
troviamo proprio queste linee comuni che possiamo, che un po' sono semplificate nella slide, che possiamo declinare nella modernizzazione della pubblica amministrazione in termini di processi digitali, di digitalizzazione dei processi, con un approccio che parte dall'utente, dal cittadino, dall'impresa. Un approccio architetturale basato su logiche aperte e standard per garantire accessibilità, per garantire interoperabilità sia sui dati sia in termini di servizi. E infine anche soluzioni volte a raggiungere l'obiettivo che il Paese chiede sempre con più forza alle pubbliche amministrazioni di riduzione, di razionalizzazione dei costi per avere servizi di qualità, però con la giusta condivisione e razionalizzazione delle risorse e delle competenze che sono in campo, anche puntando molto su un rapporto di partnership con i fornitori. Questi sono stati i presupposti che hanno portato all'approfondimento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'adesione di INAIL al programma operativo nazionale, che si è formalizzata, che ha visto la sua concretizzazione il 25 settembre 2018 con la sottoscrizione della relativa convenzione. Il finanziamento è previsto nell'adesione di INAIL al PON di circa 15 milioni. Che riguardano attività svolte dal 2014 al 2020. Quali sono stati gli elementi portanti del progetto di qualificazione di INAIL come polo strategico nazionale? Ma il titolo rappresenta solamente forse il risultato finale. Dietro questo risultato finale c'è tutto un percorso di standardizzazione dei processi, di ingegneria dei processi, di strutturazione di tutto l'impianto del modello di servizio per poter raggiungere questo risultato. Quindi passa attraverso una revisione dei processi di back-end che ha portato alla sostituzione delle vecchie applicazioni costruite e stratificatesi negli anni, molto personalizzate e difficilmente manutenibili, con soluzioni standard e nativamente integrate. Sul fronte dell'organizzazione dei processi si è operata la necessaria standardizzazione e qualificazione dei processi per poter costruire un impianto qualificabile in termini di polo strategico nazionale e anche in grado di poter erogare servizi ad altre pubbliche amministrazioni, che questo significa intervenire sull'organizzazione, sui ruoli, sulle competenze, sul modello dei costi. Avere un modello dei costi trasparente significa poter da un lato individuare le componenti dei costi per una gestione interna della complessità in termini dei servizi erogati e dall'altro poter esporre dei prezzi trasparenti e congrui alle pubbliche amministrazioni aderenti. Il percorso è continuato anche successivamente, come dicevamo prima, con il piano triennale 17-19, con una innovazione dell'infrastruttura tecnologica, privilegiando un approccio cloud-based, per essere pronti a erogare servizi IT anche ad altre pubbliche amministrazioni, adottando best practice di mercato. L'infrastruttura è stata il fattore abilitante che ci ha consentito, lo vedremo in seguito sia con il contributo di video, sia con gli interventi dei colleghi, di costruire dei rapporti di collaborazione con numerose pubbliche amministrazioni, ma questo lo vedremo tra un attimo. Concludo dicendo che questo ci ha consentito, in particolare a febbraio dell'anno scorso, il riconoscimento importante da parte di Agid per il nostro data center, che è stato classificato come infrastruttura idonea per un polo strategico nazionale.
Questo sicuramente rappresenta un passo importante, un presupposto di discontinuità strategica nell'ambito della pubblica amministrazione per ripensare ad un ecosistema pubblico, ad una effettiva standardizzazione dei servizi, per porre gli spunti per un nuovo modello organizzativo in cui l'istituto può dare il proprio contributo, un contributo concreto nella trasformazione del paese. Nel video che seguirà vedremo un po' più in dettaglio i filoni progettuali del progetto. Il progetto presentato dall'Istituto ha previsto l'individuazione e la realizzazione di 6 filoni progettuali. Enterprise Architecture. Sulla base del framework TOGAF è stata definita una Enterprise Architecture per una governance integrata di processi, servizi, sistemi applicativi, dati e tecnologie in grado di garantire una visione di insieme strategica. Processi. Ridefinizione di tutti i processi per l'IT Service Management sulla base delle linee guida ITIL, ridisegnando i processi dell'istituto e pubblicando la documentazione a corredo dei processi analizzati. Backend. La standardizzazione dei processi amministrativi di backend permette l'erogazione degli stessi in modalità as a service. Questo garantisce la semplificazione e digitalizzazione dei flussi procedurali al fine di aumentare l'efficienza delle attività gestionali dell'intera struttura organizzativa. Framework per la trasparenza. Il framework prevede la realizzazione di modelli e servizi utilizzabili dalle altre pubbliche amministrazioni per gli adempimenti in termini di trasparenza, anticorruzione e gestione del risk management. Stream tecnologico. Riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi infrastrutturali con l'obiettivo di offrire agli altri enti servizi di data center, shared services, flessibili, affidabili, evoluti e automatizzati, secondo un modello di trusted brokerage di servizi cloud. Polo strategico nazionale. Revisione dell'attuale modello di funzionamento della Direzione Centrale Organizzazione Digitale, già orientato all'erogazione di servizi ICT a supporto delle direzioni di business verso un modello che integri modalità operative, strumenti e ruoli organizzativi orientati all'erogazione di servizi verso altre pubbliche amministrazioni. Grazie, abbiamo appena visto quali sono i filoni progettuali che sono stati realizzati e in relazione ai quali è stato chiesto il finanziamento del PON Governance. Adesso possiamo cominciare a esaminare un attimino quali sono state le attività che da un punto di vista più strettamente amministrativo si sono rese necessarie in termini di condivisione di documentazione, in termini di svolgimento di procedure finalizzate a poter rendicontare le attività, e attraverso questa complessa operazione che ha riguardato sia il reperimento di documentazione sia la condivisione con gli organi amministrativi di controllo italiani e comunitari, abbiamo cominciato a raccogliere la documentazione per la realizzazione di tutto quell'ambito di attività. Noi abbiamo, chiaramente il finanziamento si è focalizzato sul tema PON Governance, ma al monte, alla base di tutta l'attività preparatoria della direzione, abbiamo visto che abbiamo dovuto organizzare l'assetto sia amministrativo, sia gestionale, sia organizzativo della direzione in maniera tale che fosse in grado di fornire alle altre amministrazioni pubbliche dei servizi utili alla collettività e naturalmente in grado di essere apprezzati dalle stesse amministrazioni sotto il profilo
qualitativo. In questo senso, già da anni era partita l'attività organizzativa dell'Istituto che, attraverso le proprie linee guida e attraverso le proprie, diciamo così, attività organizzative, aveva individuato questa finalità di fornire alle amministrazioni pubbliche servizi e attraverso anche le altre amministrazioni pubbliche servizi alla collettività. Nel complesso del progetto, che come abbiamo detto prima, come abbiamo visto prima, ha avuto un finanziamento di circa 15 milioni di euro, sono state coinvolte 8 gare di appalto. E quindi abbiamo dovuto selezionare all'interno di queste 8 gare di appalto 15 contratti attraverso i quali sono state realizzate man mano le attività che in quegli stream che abbiamo visto prima, in quei 6 filoni progettuali, hanno, diciamo così, permesso di realizzare tutte le trasformazioni o l'organizzazione che ci eravamo prefissi. Attraverso questi 15 contratti, 8 gare di appalto, sono stati selezionati e messi a disposizione degli organismi di controllo ai fini della rendicontazione oltre 2.000 documenti. Di questi documenti, diciamo, la finalità era poter dimostrare la perfetta compliance delle procedure di gara e delle procedure contrattuali rispetto alla normativa italiana e comunitaria, così come sono state recepite nei nostri ordinamenti e nelle nostre attività. Una volta verificata, diciamo così, questa modalità, questa perfetta legittimità, chiamiamola così, delle nostre attività, sono state reperiti e chiesti a rimborso, diciamo, i famosi 15 milioni, per un totale a oggi di circa 300 documenti di pagamento. Quindi nella pancia della nostra macchina abbiamo, come dire, recuperato e messo a disposizione dell'amministrazione di controllo, delle amministrazioni di controllo, tutti e 300 i milioni. Alla data odierna, ovvero sono stati ancora ottenuti dei 15 milioni di finanziamento concesso, 12 milioni che sono riferiti alle domande di rimborso presentate fino al 31 dicembre 2020. Le attività progettuali finanziate si sono concluse tutte al 31 dicembre 2020, sono in corso attualmente di rimborso, di presentazione delle domande di rimborso per i finali 3 milioni circa che vediamo qui come differenza. A questo punto io avrei esaurito la mia presentazione, possiamo passare a condividere attraverso un altro video più in dettaglio quali sono stati gli stream progettuali sui quali si è svolta, diciamo così, l'attività di finanziamento. Il progetto ARCO nasce come risposta strategica iniziale alla legge anticorruzione e al codice della trasparenza. È costituito da diversi moduli o cantieri dedicati alla compliance, all'analisi dei rischi, all'analisi dei processi e all'analisi dei dati. I filoni di attività principali sono: elaborazione di un approccio metodologico e operativo, in cui i dati e le informazioni dell'Istituto sono stati analizzati, riformulati e messi a sistema secondo tecnicalità e standard definiti. Reperimento e progressiva messa in esercizio di uno strumento tecnologico a supporto delle attività di verifica. Implementazione di uno strumento di supporto per la visualizzazione e l'utilizzo delle risultanze dell'attività legata ai rischi operativi e di compliance. Il programma INAIL ARCO è stato sviluppato in un ambiente multidimensionale che, attraverso una rete di relazioni tra le diverse linee di attività e progettuali, garantisce non solo il progressivo incremento della sicurezza dell'Istituto, ma anche il miglioramento continuo dell'organizzazione. Il progetto Enterprise Architecture è un approccio all'analisi dettagliata di tutte le componenti di cui è costituita un'organizzazione.
Il valore aggiunto dell'Enterprise Architecture consiste nel garantire una visione di insieme della correlazione esistente tra persone, processi, servizi, sistemi informativi, infrastrutture e dati. Tale visione è un importante fattore abilitante del processo di trasformazione e concorre in modo determinante al miglioramento di procedure quali la pianificazione strategica, la pianificazione operativa, l'evoluzione digitale dei servizi, la Business Impact Analysis e la Business Continuity. L'Istituto sta realizzando un'evoluzione del proprio modello operativo, passando ad una organizzazione dei propri servizi IT da verticale per silos informativi tagliati sulle linee di business dell'Istituto ad orizzontale per omogeneità di attività informatiche e di tecnologie. A tal fine, per l'attuazione delle strategie di sviluppo, la Direzione Centrale Organizzazione Digitale ha realizzato una serie di interventi mirati all'innovazione e all'ammodernamento dei processi, in modo tale da poter rispondere alle esigenze manifestate in termini di efficienza, efficacia e qualità del servizio. L'obiettivo è la razionalizzazione delle risorse, sia umane che tecniche, e offrire un servizio agli utenti più efficace ed efficiente, in linea con le aspettative e nel rispetto delle normative vigenti. Allora, la missione del progetto a finanziamento tramite Bond Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è sicuramente un importante riconoscimento per l'Istituto, che attesta la capacità dell'Istituto di anticipare le esigenze della pubblica amministrazione, sia in termini, come abbiamo già detto, di standardizzazione dei processi, sia in termini di razionalizzazione dell'infrastruttura. Una coerenza con la strategia IT dell'Istituto, anche con le linee guida emanate dall'AGID per la realizzazione, appunto, la razionalizzazione dei sistemi della pubblica amministrazione, e la coerenza della strategia IT con gli obiettivi definiti dalla strategia europea 2020 per il rafforzamento della capacità istituzionale della pubblica amministrazione. L'attività progettuale presentata può essere presa in considerazione per la definizione, anche come anche questo abbiamo già sottolineato, delle best practices che l'Istituto potrà adottare per attingere a ulteriori fondi di finanziamento europei e per la richiesta e la realizzazione di nuovi progetti. L'esperienza progettuale ha permesso la realizzazione di un sistema di gestione Enterprise Architecture che prevede un approccio globale alla progettazione, pianificazione, attuazione della governance e un'architettura enterprise che in linea con gli standard ITIL V3 e TOGAF aiutano appunto a una visione complessiva e completa di tutta la riorganizzazione dell'architettura. È stato consolidato il modello operativo e gli strumenti ITSM tramite appunto la definizione di principali scenari d'uso mediante diagrammi che raccolgono un insieme di progetti collegati fra di loro in una visione end-to-end finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi. Gli obiettivi raggiunti sono almeno i principali: sicuramente la standardizzazione dei processi e l'architettura dell'Istituto, che può essere messa a disposizione di altre PA, l'introduzione di nuovi processi che hanno permesso la semplificazione di processo, il contenimento dei tempi medi di attraversamento e la riduzione dell'impiego delle risorse. E un altro obiettivo è l'attività di adeguamento delle modalità di pubblicazione dei dati in linea appunto con le normative vigenti in materia di privacy. E ottimizzazione degli spazi abitanti adibita all'infrastruttura e efficientamento dei costi. Un ulteriore obiettivo e risultato è la massimizzazione dell'efficienza energetica in ottica di un'economia ecosostenibile. A conclusione del progetto potrà beneficiare del raggiungimento dei seguenti risultati che possono essere messi a disposizione, come dicevamo, delle altre pubbliche amministrazioni. Quindi aumento della qualità dei servizi offerti in termini sia di sicurezza, di resilienza, di efficienza energetica e di business continuity. La realizzazione di un ambiente cloud delle PA omogeneo sia dal punto di vista contrattuale che tecnologico.
riqualificando quindi le risorse interne alle PA già esistenti e facendo anche ricorso a risorse e a soggetti esterni qualificati. Risparmio della spesa derivante quindi dal consolidamento sia dei data center e sia della migrazione che stiamo continuando ad adottare dei servizi verso il cloud. Il progetto appunto di qualificazione INEL come polo strategico nazionale del Pol Governance ha quindi contribuito alla realizzazione delle attività che hanno permesso all'Istituto di erogare i servizi di housing e di hosting. In particolare l'INEL ha già stipulato accordi di collaborazione con alcune PA, quindi con i servizi di housing abbiamo già collaboriamo con l'Istat, con la Consap, con l'Agid e con il Ministero delle Finanze. E per quanto riguarda l'hosting con il Ministero della Salute. A conclusione di questo intervento voglio condividere con voi alcune testimonianze in merito ai risultati conseguiti da INEL al termine di questo percorso. Grazie. Il percorso avviato da INEL per fornire risposte di qualità e flessibilità alle esigenze di disporre di servizi digitali affidabili, sicuri e in grado di poter essere messi in esercizio in tempi rapidi, è un percorso di eccellenza in linea con le previsioni del Piano Triennale per la Pubblica Amministrazione ed in grado di fornire sostegno anche ad altre amministrazioni. Il rafforzamento della macchina amministrativa non può che passare per la digitalizzazione dei suoi processi e servizi. Per questo il Dipartimento della Funzione Pubblica valuta molto positivamente la realizzazione di questo intervento nell'ambito della trasformazione digitale che interessa la pubblica amministrazione italiana.